in collaborazione con Remax Essenza, il più grande centro di mediazione immobiliare Remax di Como. Le persone sono la nostra forza e il nostro valore. Unisciti a noi. Together is better. Ben ritrovati, una buonissima serata a tutti voi e grazie per essere con me. Prima di partire con gli ospiti, anche questa sera vi ricordo la nostra mail, quindi continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it e il mercoledì è serata di approfondimenti politici in collaborazione con Regione Lombardia. A tal proposito questa sera è collegata con noi la dottoressa Claudia Terzi, assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile per Regione Lombardia. Dottoressa, grazie per essere in collegamento con noi. Grazie a voi, è un piacere veramente. Naturalmente parliamo di trasporti, a fine mese parte un cantiere importante, quello della variante della Tremezzina. Lei in questi giorni ha fatto delle richieste, delle precisazioni nei confronti di ANAS, ce ne vuole parlare? Sì, da qui a pochi giorni, a pochissime settimane partirà questo grande cantiere, molto importante per quello che sarà poi l'impatto sulla viabilità in futuro di tutta la zona della sponda, insomma, del lago. Connesso ovviamente al cantiere ci saranno tutta una serie di interventi, anche di interruzione del traffico. Stiamo organizzando, unitamente al prefetto di Como, ma anche ai vari rappresentanti del territorio e all'agenzia del TPL, tutti quelli che sono i servizi sostitutivi ed integrativi, che dovranno ovviamente sopperire alla chiusura di questi 400 metri per ben 4 mesi. I costi di questi servizi riteniamo come Regione Lombardia, ma anche a nome per conto di tutti i comuni, di tutti gli enti territoriali, riteniamo che debbano essere posti a carico appunto di ANAS, cioè del soggetto che è proprietario del cantiere, che gestisce il cantiere ed ha gestito ovviamente ed ha previsto questa chiusura. Quindi da una parte ANAS, dall'altra il Ministero, sono certa che in qualche modo dimostreranno una grande attenzione anche ai territori comaschi, assumendosi appunto il costo, che è di qualche milione di euro, comprenderete bene, di questi servizi aggiuntivi e sostitutivi rispetto al traffico privato. Pensate solo alla gomma, ma anche a tutta la parte ovviamente via lago. Non è l'unica variante che di questi tempi sollecita la sua attenzione, perché abbiamo anche quella di Solbiate e di Olgiate Comasco. Anche in questo senso siete riusciti o vorrete raggiungere un accordo, e se sì quale? Anche in questo caso devo dire che la Regione Lombardia ha svolto un po' l'attività di mediazione. Il progetto della variante di Solbiate e di Olgiate Comasco era, come sapete, ferma, in un impasse da qualche tempo. Regione Lombardia ha raccolto la richiesta dei comuni, ha dato vita ad un tavolo di confronto che ha permesso appunto ai comuni, ad ANAS, alla provincia di sedersi intorno a un tavolo e, con la mediazione tra virgolette ovviamente di Regione, di trovare una mediazione appunto su quelle che sono le ipotesi di tracciato. Quindi finalmente possiamo dire che si è sbloccata appunto l'impasse in cui ci eravamo un po' incastrati, e quindi adesso proseguirà da una parte con il lotto che è quello di Olgiate Comasco, gestito dalla provincia, che dovrà necessariamente mettere mano al progetto definitivo recependo le richieste del territorio, e dall'altra invece un'accelerazione per quanto riguarda invece quello di competenza di ANAS, che è il secondo lotto, cioè quello di Solbiate, che altrettanto terrà in considerazione le richieste del territorio, richieste che attengono ovviamente a contenere l'impatto di questa viabilità necessaria su cui lavoriamo, ma che ovviamente deve essere calata all'interno di quello che è il contesto e le necessità dei territori che attraversa. Ecco. Detto questo, Assessore, Regione Lombardia investe anche in opere infrastrutturali per quanto riguarda il demanio dei nostri laghi. In tal senso avete anche fatto un punto della situazione con dei sopralluoghi. Che cosa avete raccolto e qual è la prospettiva di lavoro?
A me piace molto andare per sopralluoghi e infatti mi vedete in questa dimensione proprio perché torniamo dall'ennesimo sopralluogo. Ci piace vedere con mano e toccare con mano cosa viene realizzato con i soldi dei Lombardi. Anche in questo caso qualche settimana fa sono stata sul vostro territorio e abbiamo potuto verificare come i 4,4 milioni di euro previsti negli ultimi 3 anni a favore appunto dell'autorità di bacino del lago siano stati spesi. Numerosi cantieri, pensate 4,4 milioni che si sono realizzati in 40 cantieri, una parte dei quali già realizzata, una parte ancora in fase di progettazione e tanti in corso. Le opere più diverse, dagli interventi sulla messa in sicurezza delle sponde, la realizzazione per esempio di nuovi approdi, gli interventi anche su quelle che sono le infrastrutture e le strutture in prossimità dei laghi. L'obiettivo è quello di rendere da una parte sicuro e decisamente più fruibile il lago, un lago come quello di Como che insomma si vende da solo, nel senso che è internazionalmente riconosciuto come un punto di attrazione e soprattutto sia per il turismo ma anche per quella che è la vita che poi per tutti i comuni che stanno in prossimità del lago questo ovviamente significa. Dicevo, grande attenzione da parte nostra con i finanziamenti, da parte dell'autorità di bacino con la progettazione che viene, ho potuto toccare con mano, effettivamente particolarmente condivisa, quindi è una progettazione che veramente recepisce le richieste del territorio, dei comuni, ma anche delle attività commerciali sacrosante del lago e poi le trasforma in realtà grazie, ripeto, a quelli che sono i contributi anche di Regione Lombardia, non solo, ma soprattutto di Regione Lombardia, quindi veramente tanti progetti anche per il futuro ed è difficile stare dietro, insomma, nel senso che sono proprio tanti e sono contenta. Certo, Assessore, davvero in battuta conclusiva nell'ultimo minuto che abbiamo a disposizione, un focus sulle ferrovie, cosa sta accadendo e che cosa vi aspettate soprattutto? Beh, sta accadendo che nonostante tutto un miglioramento rispetto agli anni passati c'è, se pensate che nel 2018 la puntualità media era del 78%, adesso siamo all'87%, ma siamo ben lontani dai nostri obiettivi. Ho chiesto pertanto a Trenord e RFI non solo di impegnarsi di più ma dare dei risultati concreti. Quindi non solo parole ma tanti, tanti fatti. Ho costituito addirittura un tavolo per le crisi, per quelle linee più problematiche. Una mano ce la darà l'entrata in servizio dei nuovi treni, sulla S11 già in qualche modo qualcuno di voi ha già avuto modo di vederli e di testarli, ma tanto ancora c'è da fare. Investimenti sulla rete, investimenti sul servizio, ecco, ho chiesto al RFI di comportarsi come si comporta la Regione con le sue tratte, con quelle tratte di Ferrovie Nord. Noi ci mettiamo 1 miliardo per i nostri 300 chilometri che sono un terzo di tutta l'infrastruttura, facciano loro i conti per quanto ce ne dovrebbero mettere per rendere efficiente il servizio in regione. Dottoressa, io la ringrazio molto per il tempo che ci ha dedicato, le auguro naturalmente buon lavoro, spero di rimettermi in collegamento con lei per degli aggiornamenti. Grazie davvero. Grazie, buona serata. Anche a voi grazie anche a voi, ma rimanete lì perché Angoli tra poco continua.